Vi fu un tempo in cui le banche servivano a fare investimenti e magari anche a creare lavoro. Oggi, al contrario, producono solo soldi su soldi e gettano nell'abisso lavoratori e imprenditori. Un tempo le banche aiutavano i territori a crescere e a prosperare. Oggi invece li lasciano proprio come dopo il passaggio di un ciclone o di uno tsunami. Lo sapeva già Ezra Pound. Il sistema bancario, per imporre la schiavitù, usa il debito in forme sempre più prossime all'usura, instaurando cioè una vera e propria usurocrazia, in forza della quale si toglie tutto agli uomini utilizzando il ricatto del debito. E dunque si esercita una violenza pienamente economica, immanente ai rapporti di forza e non più bisognosa dell'apporto politico. Il debito e l'usura imprigionano colui che chiede il prestito in un debito che non potrà mai più rimborsare, e in questo modo gli porta poi via tutto. È la vicenda anche più recente di quanto sta accadendo con un sistema bancario ormai sempre più sovrano, autonomo e tale da sottomettere la forza politica e addirittura gli stati. Sappiamo che le banche in verità dovrebbero essere sottomesse alla politica e alle sue regole, in modo da favorire il benessere della comunità e dei cittadini, che deve venire prima rispetto alla crescita dei profitti e alle azioni bancarie stesse. Oggi invece capita esattamente il contrario. Sono le banche a fissare loro stesse le regole della politica, che diventa sempre più marcatamente semplice continuazione della finanza con altri mezzi. Diciamolo pure allora, il potere finanziario ha scalzato quello politico, ne ha rioccupato il posto vacante e ha posto in essere un potere economico spoliticizzato. Questo emerge molto bene dalla lettera che la BCE ci ha mandato nel 2011 per imporci la sua linea politica. È la banca ormai a dettare le leggi della politica. La politica, ove ancora esista, deve rispondere supinamente e mettere in atto ciò che le banche, in maniera non democratica, decidono. Quella lettera, tutti lo sanno, inviataci dalla BCE, era firmata da Mario Draghi, già vicepresidente di Goldman Sachs, la banca d'affari più potente al mondo. Ed è lui, in tempi recenti, Mario Draghi, a volere che, cito, si ceda sovranità all'Europa, fine citazione, e che si privatizzi ciò che è statale. È sempre Mario Draghi che lamenta il fatto che, cito ancora, in Italia vi è un'alta concentrazione di microimprese a produttività inferiore alla media e che, cito ancora, vi è una legislazione che le incentiva a rimanere piccole. Fine citazione. Ebbene, Draghi, diciamolo apertamente, è l'emblema delle politiche bancarie. Il 2 giugno del 1992, forse alcuni lo ricordano, all'incontro segreto a bordo del Britannia, il Panfilo della Regina d'Inghilterra, era presente anche Draghi. A bordo vi erano insieme a lui i massimi esponenti del mondo bancario e finanziario, fra cui Soros, impegnato poi in tempi più recenti a finanziare a flusso costante le cosiddette rivoluzioni civili e le cosiddette lobby che portano avanti progetti volti sempre a imporre un modo di pensare specifico coerente con il pensiero unico. In quell'occasione, sul Panfilo del Britannia, in quell'occasione, i re delle banche cosa avevano fatto? Avevano discusso lungamente di cosa? Della necessità di una completa privatizzazione delle partecipazioni statali e dell'industria di Stato a prezzi stracciati. Avevano già all'epoca scritto la linea politica per gli anni a venire, quella linea politica che oggi si sta pienamente realizzando con la sovranità sempre più radicale del sistema bancario. E allora, in questo contesto, anche alla luce della recente morte del pensionato che si è tolto la vita dopo che le banche, in seguito al decreto salva banche, gli hanno portato via tutto, sorge davvero il dubbio che avesse ragione Bertolt Brecht quando diceva che rapinare una banca è davvero poca cosa rispetto al fondarne una. Per